filosofia filosofante, bisogna cercare la filosofia dove apparentemente non c'è. Negli ordoliberalisti ce n'è fin troppa. Loro avevano alcuni problemi. Sono degli economisti tedeschi, Eugen, Lustow, Werner, Müller, Rebke, abbastanza equamente divisi fra quelli che se ne sono andati quando è arrivato il nazismo e quelli che sono rimasti, anche se non essendo nazisti. Avevano alcuni problemi. Il primo, storicamente, come reagire alla grande crisi. La grande crisi del 29 in Germania ha avuto effetti devastanti, anche perché la Germania era abbastanza priva di capitali, in quanto doveva pagare delle riparazioni di guerra tremende, e il grosso dei capitali c'erano le compagnie americane. Gli investimenti americani erano molto notevoli negli Stati Uniti, in Germania. La Repubblica di Weimar aveva qualche ostilità verso Londra e un buon rapporto verso gli Stati Uniti, che venne invertito dal nazismo, che era ostilissimo verso gli Stati Uniti, con i quali si sentiva in concorrenza per la politica mondiale proprio, e invece aveva un rapporto decente con gli inglesi, finché gli inglesi naturalmente non dimostrarono che non volevano avere rapporti decenti con i tedeschi. Avevano il problema di come si faceva a uscire dalla crisi del 29, che, dato il ritiro dei capitali americani dalla Germania, era stata devastante e aveva provocato 6 milioni di disoccupati e aveva generato uno shock sociale terribile, pari, no, non superiore però, pari all'altro grande shock che la Germania aveva subito, cioè la grande inflazione, che è stata quella che è stata spenta nel 23 in grande inflazione che aveva raggiunto livelli parossistici, grotteschi. No. Io quando ero ragazzino e facevo collezione di francobolli, avevo un francobollo tedesco del valore di 1.000 miliardi di marchi, con i quali non ci facevi niente, giusto ci comprare un francobollo. Questo è stato lo shock determinante per molte decisioni, per molti processi economici, sociali e psicologici della Germania fino a oggi, cioè il terrore folle, paralizzante davanti all'inflazione. Il male assoluto è l'inflazione, non assoluto. Questi avevano il problema di uscire da una crisi che aveva, quella del 29, che aveva distrutto di fatto la società tedesca, aveva dato spazio a un partito del 2%, per diventare nel giro di 2 anni un partito del 33%, che non si limitava a fare del populismo, ma faceva una specie di guerra civile per le strade. E come uscire da una crisi che aveva generato un fenomeno che Carl Schmitt definiva delle maggioranze negative, cioè il sistema elettorale tedesco di allora, assolutamente proporzionale, generava alle elezioni che si susseguivano ogni 8-9 mesi, dal 30 in poi, generava un Parlamento dove non si potevano fare maggioranze. Cioè gli opposti estremismi, diciamo così, erano in grado di impedire di formarsi delle maggioranze con i partiti che storicamente avevano sostenuto l'esistenza della Repubblica di Weimar. Come
il che bloccava, lo sviluppo economico, perché i capitalisti tedeschi erano non particolarmente invogliati a investire in un contesto di disorientamento totale come quello. Poi, in realtà, la soluzione venne quando ci fu il patto fondativo del regime nazista, cioè il patto fra Hitler da una parte e il grande capitale dall'altra, con tutti e due che tentavano, stretto questo patto, tentando entrambi di imbrogliare l'altro. Cioè, adesso faccio il patto, ma tanto poi il dominus della situazione sono io. Naturalmente quelli la persero immediatamente. Però qualche cosa capitò, e quando capitò, alcuni di quelli che rimasero, compreso il capo scuola Hocke, si diedero da fare perché anche il nazismo, perché vedevano, speravano, si illudevano di vedere nel nazismo quante illusioni ha generato il nazismo nel suo nascere, tutte naturalmente finite nel disastro. Il vero modo per uscire dalla crisi di quello che loro chiamavano il paleoliberismo. Il paleoliberismo era l'economia anarchica che era crollata nel 29. Come se ne usciva? Allora la grande idea che circolava per l'Europa era il piano, la pianificazione. La pianificazione tecnocratica o la pianificazione socialista, che ovviamente era quella che stava iniziando a produrre i propri effetti, quei piani quinquennali in Unione Sovietica. Allora, questi sono degli economisti borghesi, per cui hanno l'orrore per la pianificazione sovietica, ma no, non tanto perché è sovietica, quanto perché sono profondamente fiduciosi nella capacità del capitalismo di rigenerarsi, per cui niente crisi della civiltà, sono tutte storie. Bisogna fare analisi, capire di che cosa ha bisogno, il capitalismo per riprendere la propria immensa, mostruosa energia progressiva. Ecco, di che cosa ha bisogno? Ha bisogno di ordine. Ha bisogno di una decisione politica. Costoro, dopo tutto, danno più peso alla politica che all'economia, o meglio, reputano la politica la precondizione per lo svolgimento ordinato dei processi economici. E dunque, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una teorizzazione che vede la necessità, in modi diversi tra di loro, sono autori con sensibilità diverse, certamente li si può trattare tutti insieme. Hanno l'idea che è necessaria una grande decisione politica perché si realizzi grazie alla politica, una costituzione economica, cioè costituzione nel senso di farfalla, cioè un ordinamento economico in senso forte. Che cosa vuol dire? Vuol dire avere chiara la storia, cioè capire che cosa è stato il capitalismo, grazie a che cosa ha funzionato, avere strumenti d'analisi empirica del presente. Avere un'intelaiatura filosofica, cioè ce l'avevano, in Germania lo avevano tutti, capire di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando dell'esigenza di mettere insieme due concetti che in età moderna non stanno immediatamente insieme, cioè il concetto di ordine e il concetto di libertà. Perché non stanno immediatamente insieme?
perché stavano insieme nel Medioevo, quando l'ordine era una certa immagine del mondo, grosso modo condivisa nella società cristiana, e la libertà era il diritto di stare in questo ordine senza essere spostati, senza essere vessati. Cioè, il concetto di libertà diverso dal nostro, non era la libertà di fare quello che vogliamo, era la libertà di stare al proprio posto, senza vessazione. E non era neanche il concetto centrale nell'età premoderna è la giustizia, non è la libertà. Giustizia vuol dire che l'ordine politico si articola rispettando l'ordine dell'essere. Cioè, l'età moderna nasce dalla distruzione dell'ordine dell'essere, guerre civili e religione, e al tempo stesso nasce dalla rivendicazione di libertà individuale, soprattutto attraverso i protestanti, i calvinisti, la libertà individuale intesa come libertà di agire. Cioè, no, non come libertà di stare al proprio posto senza vessazioni, ma libertà di muoversi nel mondo mettendo a valore il mondo, cioè lavorando, elaborando. Il che naturalmente rende precario ogni ordine, evidentemente, transitorio, perché ogni ordine è abitato al proprio interno da questi ceti che chiamiamo borghesi, molto dinamici, molto produttivi, che da una parte sono la benedizione di un sistema politico perché producono soldi, ricchezza, dall'altra a un certo punto vogliono uno spazio politico per sé. E allora l'antico regime, a parte l'Inghilterra, l'antico regime difficilmente riusciva a elaborare queste energie. Sì, in Francia, quando andava bene, nobilitavano i borghesi, quelli che riuscivano bene nel loro lavoro, gli vendevano una carica, un titolo nobiliare, così, ma non basta. Le rivoluzioni sono delle forme di assestamento dell'ordine rispetto alla libertà. No, l'ordine a un certo punto non ce la fa più a tenere la libertà, viene rovesciato, se ne forma un altro, che dà più chance di movimento alla libertà, se non che questo è un meccanismo che non ha fine. Non ha fine. Perché? Perché il rapporto tra politica ed economia è un rapporto che non ha un modello conclusivo, nemmeno oggi abbiamo un modello conclusivo. Siamo sempre qui davanti al solito problema. I processi economici come possono svilupparsi senza dissestare l'ordine sociale, l'ordine è anche il legame sociale. Come è possibile essere al tempo stesso ricchi e ordinati, ricchi e sicuri, ricchi e uguali o non troppo disuguali? Questo è il problema, che gli era esploso in mano perché gli strumenti di controllo dei processi economici erano primitivi, gli era esploso in mano perché la disgrazia che la Germania era vulnerabile sotto il profilo dei capitali e la super disgrazia che in Germania c'era uno che era molto abile a raccogliere tutte le paure e a trasformarle in violenza organizzata. Allora, questi qui dicono, bene, bisogna rifondare la politica da cui in alcuni di loro un'apertura di credito verso il nazismo, non in quanto antisemitismo, ma in quanto stabilizzazione politica. E poi una politica forte prende la decisione di mettere in atto le condizioni perché l'economia funzioni. Quali sono queste condizioni? Sono parecchie, ma insomma l'idea di fondo è l'economia funziona quando è privata, per cui non stanno teorizzando l'intervento pubblico in economia, tranne in casi d'eccezione, come li chiamano, estremamente transitori. Ecco, in linea generale
privata, che si muove dentro un sistema di regole per cui fondamentale è la concorrenza. Dunque, violenta postura antimonopolistica. E poi, in Germania il capitalismo tedesco tendeva a produrre invece monopoli, cartelli. E poi, naturalmente, moderazione salariale, cioè moderazione sindacale, nella richiesta di aumenti salariali. Cioè, il sistema economico può reggere, sì, a che condizioni? Ordine politico, decisione per la costituzione economica di questo tipo, cioè una decisione non per il bolscevismo, e consapevolezza che bisogna assicurare concorrenza e che bisogna evitare di scatenare la lotta sindacale in modo parossistico e si aggiunge che bisogna evitare di comprare la pace sociale, questo è già un pochino più complicato, di comprare la pace sociale da chi compra lo Stato, dando elargizioni a pioggia, questa è quella corporazione, dando facilitazioni economiche a questo quel cartello capitalistico. È un vasto, vasto programma al quale il nazismo praticamente non diede retta. Per cui quelli che sono rimasti dentro avevano posizioni intermedie nel Ministero dell'Economia, stavano a studiare come si fa a uscire da questo disastro, che sono i nazisti, solo perché sono un po' troppo allegri nella spesa. Poi figurate, durante la guerra è costo, no? Per cui, fino a già nel 1943 erano lì a pensare come facciamo a riportare la barca nella rotta giusta. Vabbè, c'è la guerra, però ormai la guerra è persa, come sapevano tutti nel 1943. Non possiamo più fare quello che volevano i nazisti, cioè costruire una superpotenza continentale, un enorme spazio politico ed economico europeo, che si affaccia sull'Oceano Atlantico, concorrente alla pari, almeno con gli Stati Uniti, il che avrebbe generato alcuni problemi che sarebbero stati, qual è, sarebbe stato il rapporto fra marco e dollaro, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure, che tipo di economia in questo grande spazio europeo? Come vedete, non erano molto propensi a occuparsi di alcune altre cose che capitavano in quel grande spazio europeo, ma insomma, a un certo punto capiscono che questo tipo di problemi ormai non c'è più, c'è il problema di la Germania, come ne viene fuori, che tipo di economia vogliamo, non vorremmo per caso cadere nella catastrofe inflazionistica che è seguita la prima guerra mondiale. E infatti il primo grande successo del neoliberalismo fu con, prima ancora che si formasse la Repubblica Federale, nel 1948 l'intervento di Erhard, che era il braccio armato di questi erano dei professori, poi ce n'era uno che era bravo a fare politica, che era Erhard, l'ha mandato a fare il ministro dell'economia con Adenauer, e nel 1948 blocca l'inflazione con la concorrenza e non con i prezzi amministrati, il che piacque moltissimo agli otto liberali. Ha incrociato il grande problema del rapporto tra libertà e ordine, che allora, quando cominciano le cose importanti, le scrivono fra il 32 e gli inizi degli anni 40. Scrivono moltissime. Alcune cose le abbiamo tradotte. Alcune cose sono state tradotte su impulso di Luigi Einaudi, nell'immediato secondo dopoguerra, ma poi di fatto si erano perse, perché in Italia non è che c'era stato
questo boom di studi sull'autoliberalismo. Anzi, proprio no. Passava perché era una cosa tedesca, perché il capitalismo renano, cioè una variante strana del capitalismo, non egemonica, robe che si possono fare solo in Germania, perché poi la tesi di fondo è l'organicismo, cioè la società non è, il capitalismo non è portatore di un conflitto radicale che spacca la società. A parte che il conflitto radicale che spacca la società è il sommo male insieme all'inflazione. Non è questo. Cioè, qui c'è proprio il vecchio organicismo tedesco che è all'opera consciamente, non inconsciamente. Comunque sia, questi qui hanno una serie di successi, poi a firmare i trattati di Roma che danno origine alla CEE, c'è uno di loro, il Brandt. È una continuità di lungo periodo con variazioni. Perché l'idea è, qui lo dice bene, c'è una purezza di principio dogmatica. No. Non puoi essere paleocapitalista, non puoi essere pianificatore, guai a te se sei comunista, è necessaria la concorrenza, è necessaria la moderazione sindacale, vietato il corporativismo. Detto questo, poi c'è una enorme duttilità nell'adattarsi alle circostanze empiriche, il che ha prodotto una buona salute dell'economia tedesca per un lungo periodo. Ora, tutto ciò in Italia non era passato. Quel po' che girava era che questa era l'applicazione economica della dottrina sociale della Chiesa, il che sostanzialmente non è vero. Certo, questo è il pensiero economico della serie U, questo sì, è il pensiero economico dei cristiano-democratici tedeschi, che sono abbastanza importanti nella storia politica tedesca del secondo dopoguerra, ma non c'è una volontà di adeguarsi alla dottrina sociale della Chiesa. Il risultato è un risultato certamente interclassista e certamente il risultato di collaborazione sociale, ma si fonda su idee economiche e in ultima istanza filosofiche, ecco, non di carattere religioso. Poi, negli ultimi anni, il caso, ma non è il caso, ha voluto che cominciasse invece a uscire libri di grande caratura scientifica, non apologetici, non portati a sbracciare l'ordoliberalismo sopra la dottrina sociale della Chiesa, che uno dei quali è questo che presentiamo questa sera, un altro dei quali è uscito 10 mesi prima di questo, del professor Zanini, sempre attraverso il mulino, solidissimi libri di ricerca che hanno fatto recuperare alla cultura storico-economica e storico-politica italiana il terreno perduto. Perché il caso non è un caso? Perché l'ordoliberalismo, un termine tecnico che era ignoto a tutti fino a quando Foucault non l'ha nominato, probabilmente fraintendendolo nel modo totale, ma insomma, al di là di questo, termine che era stato sostituito dal molto più fortunato economia sociale di mercato. Questo termine, in ogni caso, contiene tutte quelle cose che vi ho detto prima, quelle esigenze non negoziabili, se ci avete fatto un po' caso, sono esattamente quelle che sono contenute nei trattati che fondano l'Unione Europea e che fondano l'euro. Cioè, il vero prodotto, cioè,
Perché non è una cosa esotica studiare il liberalismo? Già, studiare quello che capita in Germania non è studiare una cosa esotica, perché sono qui a pochi chilometri da noi. Ma poi non è esotica, perché questa è una cosa che abbiamo in tasca tutti i giorni, se li abbiamo in tasca. Sono gli euro queste. Le logiche sono quelle, l'idea è quella. Storicamente la Germania, secondo dopoguerra, sempre rifiutata l'ipotesi di una moneta unica, sulla base del principio abbiamo perso la guerra, abbiamo più niente, abbiamo solo il marco, questo ce lo lasciate, perché noi siamo seri, voi spendaccioli, disgraziati. Poi, caduto il muro di Berlino, facciamo la riunificazione. Tutti contro, tranne gli americani e i sovietici. Allora si fa la riunificazione, a che patto? Al patto che i tedeschi cedano finalmente a questa idea di fare moneta unica. I tedeschi cedono, come no, per riunificarsi, certo, come no. Però la moneta unica che nasce è fatta come il marco. Incorpora le logiche del marco. Cioè, i tedeschi, finché ci sarà l'euro, giocheranno sempre in casa, perché l'euro è la loro moneta, non è la nostra. Ma questa è un'altra storia. Comunque, dico, qui non c'è. Qui c'è la preistoria, la genealogia, l'analisi genealogica critica condotta molto bene. Chi ha voglia di vederlo, spero che siate in molti a volerlo vedere, ci trova tutto quello che ci deve essere in un libro ben confezionato a livello scientifico, una quantità fluviale di note che danno conto di letture bibliografiche in tutte le lingue possibili, benone in tutti i livelli, a livello storico, a livello economico, a livello sociologico, a livello filosofico. Evidentemente dietro a questi autori c'è quella che si chiama la scienza tedesca. C'è il confronto continuo con Max Weber, a un certo punto c'è il confronto con Carl Schmitt, che fanno finta di capirsi l'un l'altro, si fraintendono pazzescamente, però nel 1932, entrambi, Schmitt da una parte e gli ordoliberali, giusto in questo caso Palamba, hanno entrambi in testa l'idea che lo Stato totale è un. Cioè quello che noi oggi chiameremmo lo Stato interventista, cioè la povera Repubblica di Weimar che si stava svenendo per tentare di tenere insieme una società a pezzi, ecco, più si svenava, più si dava da fare per mettere pezze qua e là, peggio le cose andavano. Uno Stato totale sembra uno Stato potente, è uno Stato impotente. Solo che lo dicevano con intenti diversi. Certo, vogliamo lo Stato forte tutti e due, ma per far che cosa? Volete? Schmitt vuole lo Stato forte per fare le sue cose, questi vogliono lo Stato forte per fare l'economia ordoliberale. A quel punto, divaricazione, mai più si incontrano, non si salutano neanche quando si vedono. Però il tipo di nodi importanti della storia politica tedesca, storia economica tedesca, della storia filosofico-politica tedesca, gli ordoliberali li hanno incrociati, la storia costituzionale tedesca li hanno incrociati tutti consapevolmente, e qui c'è l'analisi e qui c'è un'interpretazione complessiva. Ora, io ho parlato fin troppo, adesso le tecnicalità economiche le lasciamo al professor Zanini, che molto più di me vi saprà spiegare in che cosa questi differiscono. Come differiscono dai neoliberisti è facile. I neoliberisti non credono nella centralità e originarietà dell'azione statale. Questi invece ci credono. Per tutto il resto ve lo dice il professore.